dopo li aprono, perché io ti posso tenere lì 2-3 anni in una situazione in cui ce la battiamo, a parte che tanto a lungo con un 700 euro non si va. Ma in ogni caso posso reggere un periodo con una situazione di emergenza, ma dopo il sistema produttivo riapre e parte. Allora qualche risposta stavolta mi ha sentita, non sarà quello di prima. Non tutte le cose ritorneranno. Le macchine agricole, per esempio, nel nostro territorio la produzione perde, non la ritroveremo, avremo riduzioni molto forti nel tessile, altri settori dovranno subire dei cambiamenti notevolissimi. Come si fa a sostenere il cambiamento? Si fa investendo nella formazione per i lavoratori e nel sostegno all'innovazione per l'impresa. Ma alcune cose cambiano. Si fa facendo una politica industriale, cioè una politica che dice questi settori li sostengo perché sono quelli del futuro e lì ci metto dei soldi. Si fa, con questo perché non è stato fatto nulla in questa direzione, si fa intervenendo con una politica economica che non sceglie la strada da questo Tremonti, che è quella del non faccio nulla, nulla, difendo l'esistente. Ma lo chiedo a dire, non è che me lo so, proprio lo spiega così. Allora c'era un disegnino molto chiaro, per cui c'era la solita riga, con tutti i paesi che avevano messo delle risorse per affrontare la riga, la crisi con la loro richiesta che andava su, no? Come tante dita di una mano. Allora quella che ha messo più di tutti è la Germania, quindi c'è una bella fila alta di milioni di euro investiti, poi sono la Francia, la Inghilterra, c'era tutte le loro. C'era un paese che aveva la riga sotto e ci siamo noi. Cioè noi abbiamo tagliato, non abbiamo gestito. Noi abbiamo la grande finanziaria di Tremonti, il 112, dell'inizio agosto del 2008, appena arrivati, abbiamo 35 miliardi di euro di tanto. Abbiamo anche lì portato una proposta. Noi usiamo il Parlamento perché facciamo fatica a portare le proposte in altre sedi, nel senso che i giornali o paghi la scelta di farle pubblicare, o anche la conferenza stampa non passa più. Questa è la situazione che stiamo affrontando adesso. Allora lì la nostra proposta principe era molto semplice ed era: permettiamo agli enti pubblici di pagare. I comuni che hanno un po' di risorse, lasciamoli liberi di pagare i fornitori. Permettiamo a chi ha un po' di soldi da investire in opere pubbliche locali, da sistemare la strada, eccetera, di farlo. Questa era la nostra prima semplice e banale proposta. Bene, io vi chiudo anche perché c'è la tavola lì vicino, questa è una delle feste e dei posti dove si mangia meglio in assoluto di tutta la provincia di Bologna. Siete già attrezzati per la crisi perché è calato il prezzo del pasto dall'ultima volta che sono venuto, del resto è un caso unico in tutta la provincia e qui abbiamo anche così l'occasione di festeggiare perché il primo maggio è anche questo, no? Un momento in cui ci si ferma, in cui si sta insieme, in cui si cerca di trovare le energie e le forze per affrontare anche le difficoltà che c'è.